Eccoci qua, siamo arrivati al momento dell'ospite di Aprodiché. Quest'oggi vi presentiamo un professore, così viene definito il professore del cabaret napoletano. Più che altro l'avete conosciuto anche voi in Medizud che faceva il professore. Signore e signori, ci è venuto a trovare Enzo Fischetti del Biglietto. Grazie, Rosario, grazie per l'invito. Grazie anche per il professore, perché devo dire la verità, nel 95 mi sono laureato in economia e commercio e nessuno mi ha mai chiamato dottore, sempre per scienze, invece ci voleva la televisione per diventare addirittura neanche dottore, addirittura professore. Ecco, lui, per chi non ci avesse fatto caso, Enzo Fischetti è il professore di Made in Sud, cioè quando ci stava qualche parola di napoletano un po' più incomprensibile, lui scattava e faceva questa sua traduzione. Ecco, nuova edizione di Medizud, ci sarà la nuova edizione? Sì, sicuramente, si può dire. A partire da aprile 2022. Ecco, non vi sveliamo niente perché è un'edizione nuova, quindi ci sarà, bella sorpresa. Ci sarà di nuovo questa eccellenza, in fondo, campana della comicità. Allora, Enzo Fischetti, iniziamolo a conoscere un po' meglio. Voi lo conoscete come cabarettista, come comico, ma lui è un dirigente. Sì. Sì, io lavoro all'ASL, nel Dipartimento di Salute Mentale. Perché quanto è grande l'ASL, secondo te dove mi potevano mettere? La salute mentale. Salute mentale, perché abbiamo un dipartimento proprio per la salute mentale. Sì, quello si chiama Dipartimento di Salute Mentale, sta a Ponticelli. Ah, e chi è il Rione Incis. E la cosa bella è che questo dipartimento sta in una zona, appunto questo Rione Incis, dove fino a 2 anni fa le strade non avevano nomi, era tutto via Sambuco. Poi 2 anni fa il comune di Napoli ha dato i nomi alle strade, via Fausto Coppi, via Mario Merola, via Arturo Toscanini. A salute mentale ci hanno dato via Walt Disney. Ma dai! Veramente, noi Coppi e Busto abbiamo dovuto mettere unità per la salute mentale via Walt Disney. A gente non ci credi, ma qui ci pigliate due scimmie. Senti, ma come a Ponticello hanno messo una strada dedicata a Walt Disney? Via Walt Disney. E perché? E perché? Con tanti napoletani, con tanti... Ma chi lo dici? C'è anche via Italo Calvino da quelle parti. Italo Calvino. Via Fratelli Lumière. Ci può stare. Quindi la vita di quest'uomo è un po' particolare. Lui è un dirigente dell'ASL. Sì, io sono entrato come assistente amministrativo, oggi sono un assistito. Assistito, cioè dirigente, non la darete. Insomma, e ti sei trovato, noi ci conosciamo da 25 anni. Sì, no? Io devo dire la verità, il primo spettacolo di cabaret in assoluto che ho visto in vita mia 25 anni fa è stato proprio uno spettacolo di Dete Andria. Lo fai sentire? Quando mai? C'era quella famosa battuta, in ognuno di noi si nasconde un grande attore, in me si nasconde... battuta di Lello Marangio, battuta che io non ho più dimenticato e che di nascosto Dete Andria ho utilizzato anche nei miei spettacoli. Ce la maricerà Lello Marangio. Lello, questo copia. Allora, Enzo Fischetti ha anche un'altra mania, è un collezionatore di giornali. Sì. Pensate, lui da quanti anni? Io ho tutti i Sorrisi e Canzoni dal 1978 ad oggi, ho proprio un deposito a parte, poi i principali quotidiani sempre dal 78 ad oggi. Cioè tutti i principali, Corriere della Sera? Sì, quando è successo qualcosa di importante, quel giorno ho comprato i quotidiani. E tua moglie non devi cercare, sei sposato? No, perché sta giù in deposito. Pure. Non potrò mai dimenticare il manifesto quando fu eletto Papa Ratzinger che scrisse Il pastore tedesco. Il pastore tedesco. Il pastore tedesco è bellissimo. Babu, allora adesso ti faccio vedere un contributo di Aprodiché e poi torniamo e parliamo con Enzo Fischetti. Allora, siamo sempre in compagnia di Enzo Fischetti, il professore di Made in Sud, però Enzo Fischetti ha iniziato la sua carriera cabarettistica con un personaggio, anzi due, penso. Prima ci spiegava la grammatica della lingua napoletana e ti prego dopo facci un piccolo pezzettino, poi un altro personaggio che è stato emblematico è l'arbitro. Più che un personaggio, io veramente poi ho fatto l'arbitro di calcio per 18 anni, dall'81 al 99. Io, come tutti gli arbitri, sono partito dalla terza categoria, seconda, prima, promozione, eccellenze. Ho chiuso in Serie D perché dovevo arrivare a 29 anni in Serie C, ma non ce l'ho fatta. Quindi io sono arrivato
in Serie D, che quando arbitravo io si chiamava interregionale, eh sì. E lì praticamente poi puoi immaginarmene, sono successe di tutti. E lì abbiamo questo monologo sull'arbitro. Ma fatto di cose vere, perché tu puoi immaginare che cosa significa arbitrare in Campania, insomma, l'arbitro è pro forma, perché tante indecisioni pigli di giocatori, no? Tu devi fischiare, alla fine della partita arriva un giocatore, ti blocco braccio e dici: ma che fai, fischi? Ma non vedi che stiamo perdendo? Quando è il momento te lo diciamo noi? Vabbè. La partita è iniziata alle 10:30 del mattino, stavo scurando notte, noi giocavamo ancora. Finché non vince. No, ma io chiappo con i chiedi, 7 pomeriggio, dice, sentite, voi già facete a pareggiare, perché non ci diamo mai a casa. Quindi ti lasci immaginare, giocatori espulsi che tornano indietro e fanno: no, ma ita già vattene. Cioè, capisci che significa arbitrare in queste condizioni? Immagino, però vorrei, se ci potete calare un piccolo pezzettino della grammatica napoletana. Lui fa tutto un pezzo comico. Lunghissimo, però. Vabbè, prima di tutto in napoletano ci sono parole che vanno ripetute due volte, altrimenti tu non dai il giusto senso alla frase. Per esempio, lentamente, chiane chiane, adagio, che è molto simile, non è più chiane chiane ma diventa cuonce cuonce. Completamente, sana sana, meticolosamente, pil pil, disteso, luong luong, che se uno sta disteso rigidamente diventa tisic tisic. Poi ci sono gli avverbi di tempo. Adesso, mo, in questo momento, mo, basta ripeterlo due volte, e la stessa regola vale anche per il passato. Allora, tan, in quel momento, tan, tan. L'ultima cosa, gli aggettivi possessivi, che per me è stata la difficoltà maggiore, mio, tuo, suo, che in napoletano si mette soltanto l'iniziale dell'aggettivo alla fine della parola stessa, no? Per esempio, mio padre, pat, m, tuo padre, patet, devi fare attenzione perché suo padre non è pates, che non esiste, o patekil. La terza persona è irregolare. Come vedete, lui ha preso la lingua napoletana e ci ha dato una dignità grammaticale, pure, ma è grammatica proprio che sì. Io che mi fermo, vi lascio questi spazi bianchi per il montaggio. Grazie, va bene. Allora, noi ringraziamo Enzo Fischetti. Enzo, se ti vogliono cercare, vabbè, che ti vedranno quando andrà in onda. Si può dire ad aprile, sì, no, ad aprile andrà in onda la nuova edizione di Medizud, di cui lui farà parte. Non chiediamo altro. Ma io vi ringrazio per l'invito. Qui mi sento circondato da affetto. Sì, che tu volim bene. Se ti vogliono cercare sul web, basta andare. Cercare Enzo Fischetti. Enzo Fischetti, sia su Instagram che su Facebook. E se unita a Buffet Parolo, lo potete pure WhatsApp. Fare. Grazie Enzo di essere venuto qui alla Prodigay. Noi ti lasciamo, ti salutiamo e vediamo un altro contributo appunto di Prodigay. Grazie.